Questo due aspetta un attimo. Sì. No, non funziona. Ok. Aspetta, vicino. Un 2 un 2-2 con il Foggia. Ecco un attimo una cosa senza. Un 2-2 con il Foggia che, voglio dire, con una squadra che ha vinto il campionato, un grande risultato. Peccato per come è andato a finire. Magari ci si rimpiange per il punto che si poteva prendere a Messina. Dobbiamo avere rimpianti per tanti punti persi, non solamente quello a Messina. Abbiamo avuto anche altre partite dove probabilmente meritavamo qualcosa in più e non l'abbiamo ottenuto. Oggi, come detto, rimane il fatto di aver fatto grande prestazione contro una squadra che era doppiamente difficile da affrontare. Prima perché comunque sia incontravamo il Foggia che ha vinto il campionato e secondo poi perché comunque sia, dato che non aveva nulla da perdere, con le loro qualità, diciamo, con meno nervosismo sulle gambe, perché ovviamente era una partita che comunque non segnava il loro destino, era anche più difficile perché erano molto più liberi mentalmente, però ripeto, i ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione sotto tutti i punti di vista, peccato per il gol quasi a tempo scaduto, credo, quindi il rammarico è quello, forse anche oltre, però va bene, la prestazione sarà importante, è quello che dovevamo fare, la prestazione che volevo e che volevano fare i ragazzi in previsione di domenica prossima, che avremo la prima vera finale. Mister Stoppa ha detto Pia Giorgio Giorno Cosenza Post. Mister Stoppa ha detto che Cosenza suo avviso, che gli ho fatto la domanda, ha tutte le caratteristiche per essere una squadra rognosa nelle playoff. Lei è convinto anche di questa generazione? Sono convintissimo, soprattutto se riusciamo a rimettere questo tipo di prestazione, perché oggi abbiamo fatto, ripeto, una prestazione molto importante, una squadra corta, siamo stati molto corti, bravi nel ripartire, bravi nell'affondare. Ripeto, contro una signora squadra che penso farebbe con questa interagiatura farebbe la sua bella figura anche in Serie B oggi, quindi io sono convinto che faremo bene. L'importante è preparare, ripeto, questa settimana nel migliore dei modi, con il morale alto, perché comunque sia questa prestazione e le ultime, tolto quella di Messina, ovviamente fanno ben sperare i ragazzi e danno stima ai ragazzi per poter affrontare questa partita domenica che e crocevia nostro del campionato, diciamo, la prima partita importante di questo mini campionato che spero ci porti più lontano possibile. Come mai Caccetta non era in panchina? La seconda volta che capita in casa? Cristian si è dato qualche giorno di riposo per vari motivi. Anche l'altra volta per un infortunio, un polpaccio che è uscito al tardo pomeriggio della rifinitura, quindi è da martedì sarà di nuovo con la squadra. Davide Franceschello, Mediatore TV. Ah. Allora, sulla partita nulla da dire perché abbiamo forse con la squadra sicuramente forse più forte di tutte e tre i gironi. Questo calcio non lo vedo nemmeno in Serie A, una volta. Quindi avete tenuto molto bene il campo, il rammarico era quello di poter raggiungere questa vittoria, anche se poi alla fine sarebbe contato poco perché poi Francavilla ha vinto a Siracusa, quindi ufficialmente il Cosenza è settimo e affronterà la Paganese e poi se Dio vuole il Matera. Che cosa ne pensi? Sì, vabbè, affrontiamo innanzitutto la Paganese che ha fatto un grosso giro di ritorno, una squadra che ha il giusto mix di, diciamo, vecchi tra virgolette giovani, una squadra che comunque vola sulle ali di entusiasmo, lì a Pagani abbiamo dimostrato di poter tirare la nostra fuori casa, quindi cercheremo di sfruttare appieno il turno casalingo, cosa che deve essere, non cercando solamente di proteggere quello che sono i due risultati, ma comunque di fare il nostro gioco, cercando poi anche di vincere la partita, perché ovviamente in casa dobbiamo cominciare a fare un cammino importante a partire dalla partita di domenica prossima contro la Paganese. Stefano, la classifica rispecchia l'andamento delle formazioni che hanno disputato? Ma probabilmente, come ho detto tante volte, qualche punto l'abbiamo perso per strada e probabilmente 4-5 punti in più penso ci saremmo meritati per le prestazioni. Come onestamente dico che altre partite, fortunatamente poche, perché se andiamo ad analizzare poi i video, delle 18 partite 2-3 non abbiamo fatte sicuramente come dovevano essere fatte a livello di intensità generale, diciamo, mentre le altre per un motivo o per un altro comunque sia
potevamo sfruttare, avere qualche punto in più, non so, vedi la partita di Matera, vedi la partita di Casaletta, vedi la partita di Pagani, comunque sia, dove potevamo ottenere più punti, soprattutto in casa, e probabilmente avremmo avuto un'altra classifica e ci saremmo meritati, però come sappiamo non sempre quello che semini raccogli, soprattutto nel nostro mondo del calcio. Ora speriamo di cominciare a raccogliere la domenica, dove dobbiamo sfruttare a tutto, a pieno il fattore casalingo. No, come dato complessivo, probabilmente qualche squadra diciamo, ha fatto un campionato sulle righe, vedi Siracusa, che ha fatto un grosso campionato e meritatamente si trova in quella posizione di classifica, però se poi la classifica attuale vede che siamo divisi da 2 punti, probabilmente la classifica è quella giusta, che poteva avere il Cosenza quinto, il sesto e purtroppo in questo caso lo vede settimo, quindi ripeto, per dei meriti nostri probabilmente, potevamo avere più punti delle squadre che adesso stanno sopra. Antonio Clausi, Cosenza Cianne. Io volevo chiederti una cosa, per una risposta sincera. Preferivi incontrare la Paganese o un'altra formazione? Ma come ho detto, se incontravamo il Catania e andavamo a giocare contro giocatori di categoria superiore, anche se poi non hanno fatto un campionato, diciamo, sopra le righe, no? Però incontravi una squadra con Mazzarani, Biagianti, con giocatori di spessore di categoria superiore, quindi aveva le sue difficoltà, magari a livello di esperienza, potevano fare qualcosa in più, visto che di queste partite ne hanno fatte molte molto importanti. Quindi la Paganese e la Casertana le reputo sulla stessa falsariga, un po' più giovane la Paganese, un po' più di corsa la Paganese, a livello fisico forse è qualcosa in più, con più qualità forse la Casertana, quindi penso che una squadra equivalga all'altra. Secondo me probabilmente il Catania, che è arrivato mi sembra all'ultima posizione, con l'esperienza che ha, potrebbe vedere la sua nei playoff, soprattutto nella prima partita, e poi vedere quello che fa avanti. Quindi Tanto per arrivare a giugno, in finale sì, cominciamo da fatti. Sì. Vediamo, cerchiamo di affrontare al meglio subito la prima, in modo che poi affronteremo l'altra, che sarà il Matera, nel migliore dei modi, anche perché la conosciamo abbastanza bene. Parlando proprio della Paganese, del prossimo avversario del Cosenza, oggi ha fatto 4-4 con Reggio Calabria, sarà sicuramente una partita da guardare, o se, 4-3, perdono, sempre, sarà una partita da guardare, o secondo te è una partita dell'ultima di campionato, quando magari si provano determinate cose che poi verranno poi utilizzate nei playoff? Posso fare Non un credo po'? che mi baserò sulla partita odierna per preparare la partita contro la Paganese. Abbiamo fortunatamente altri video da guardare, partite molto più importanti magari di questa odierna, dove magari la classifica poteva dire poco, e vedrò soprattutto fuori casa come si sono comportati nelle altre partite, per poi mettere in campo, studiare la partita nel migliore dei modi. Posso? Mi sei sposato? Tornando alla partita di oggi, che cosa ti è piaciuto di più della squadra, che cosa ti ha lasciato un po' perplesso? Qualche disattenzione forse in questo finale, ci siamo fatti spingere un po' forse troppo sottoporto, qualche errore che poteva cambiare la Ma partita, che il magari quando potevano segnare. Foggia ci poteva spingere sotto porta era in previsione, perché è una squadra che diciamo poco fa che esprime un calcio di categoria superiore, con qualità, con tutti i 10 effettivi, estrema qualità, con un palleggio che non si vede, raramente si vede in questi campionati, no? Di Lega Pro. Quindi quello che mi è piaciuto è l'abnegazione che hanno messo i ragazzi nel chiudere i varchi, nel chiudere soprattutto le zone centrali, dove il Foggia comunque ha vinto la maggior parte delle sue partite, stringendo molto con i nostri esterni. Ha fatto bene Criaco, ha fatto bene Cavallaro nel primo tempo, quindi sotto questo punto di vista sono contento. Ovviamente rammarico per il gol preso allo scadere, a partita finita, perché comunque sia era sempre bello chiudere, soprattutto contro il Foggia, con una vittoria, ma vista la prestazione sono entrato nel spogliatoio. Comunque sia, ho fatto i sinceri complimenti ai ragazzi, perché giocare in questo modo è stato come vincere, anche se purtroppo alla fine il Foggia ci ha beccato sull'ultima azione della partita. Tu ci credi? Io Sì. ti vedo negli occhi che tu ci credi, i ragazzi ci credono Ci pure. credono, assolutamente, ma io ci credo perché vedo gli occhi dei ragazzi, quindi sono convinto che faremo bene, perché ripeto, come hai visto i miei occhi, io vedo, ho visto a fine partita gli occhi dei nostri ragazzi, e questo mi dà un'estrema fiducia per la settimana e per la partita di domenica.
Aspetto, stavo dire il mister.